Ciao ragazze, allora ritorno con un altro video e questa volta voglio parlarvi di rossetti e più precisamente di rossetti, dei nuovi rossetti usciti nella collezione permanente Essence. Io vi farò vedere quattro colori che sono i colori che ho io. La collezione completa prevede 10 colori. Tutti molto belli a mio avviso, dal più nude ai rossi più decisi. E io vi farò vedere questi quattro. Sono usciti recentemente, si è fatto già un gran parlare di questi rossetti, sono già usciti da diverso tempo e vi voglio riportare quella che è la mia esperienza. Allora, innanzitutto partiamo con il quantitativo che è di 3 grammi e 8 per un PAO di 24 mesi dall'apertura. Sono rossetti appunto che si discostano e si differenziano decisamente e in positivo rispetto ai rossetti della vecchia collezione permanente, che come vi ricorderete, se vi ricorderete, io ad esempio feci dei video dove parlavo di quei rossetti, e chi avrà visto quei video si ricorderà diciamo il mio giudizio su quei rossetti, non tanto sui colori, perché ho alcuni colori che continuano ancora a piacermi, a mio avviso molto carini, ma ahimè che avevano il difetto e hanno ancora il difetto di durare veramente, veramente poco sulle labbra e di avere una resa molto, molto sheer, molto trasparente. Questi della nuova collezione si discostano innanzitutto in quanto a pigmentazione, perché hanno una pigmentazione più decisa, più modulabile, che arriva appunto a raggiungere anche una densità di colore piuttosto scrivente, piuttosto media, ma che appunto può essere anche modulabile in quanto si tratta di rossetti piuttosto morbidi, piuttosto scorrevoli, idratanti, con una buona resa e una buona confortevolezza sulle labbra. Il prezzo è di 2,89 euro e a mio avviso, se devo scegliere tra le due tipologie di rossetti della Essence, sicuramente prediligo questi per resa in generale. Per quanto riguarda la durata di questi rossetti, il sito ne parla come rossetti a lunga durata. Sicuramente rispetto alla collezione precedente, sicuramente sì, nel senso che come ho detto, la durata è sicuramente maggiore rispetto agli altri, ai vecchi rossetti, come è maggiore la pigmentazione e la presenza di colore. Rendiamoci conto, però, che si tratta comunque di rossetti a lunga durata, ma non a lunghissima durata, cioè non parliamo di rossetti no transfer, sono dei rossetti che comunque possono arrivare sicuramente ad avere una durata di un paio d'ore. Ho notato che applicandoli nel pomeriggio sulle labbra, adesso ovviamente dipende dal colore, però hanno una durata che supera sicuramente le due orette. Ovviamente se si va poi ad affrontare una cena, il colore è un colore destinato ad andare via. Devo però dire che comunque una certa parvenza di colore e di prodotto, noto che comunque rimane sulle labbra anche dopo un certo numero di ore. Segno quindi che non siamo proprio davanti a un rossetto che va via con un battito di ciglia, ecco, come ad esempio appunto i rossetti della collezione. Io vi faccio vedere. Voglio fare questo video parlandovi dei colori man mano che ve li presento e ve li farò vedere sia sulla mano, ma anche applicati sulle labbra. Quindi interromperò il video volta per volta e vi farò vedere i colori direttamente applicati. Allora, i colori che ho io sono quattro.
E sono il Dare to, no scusate, non è il Dare to Wear, è il numero 4 On the Catwalk, che intanto è quello che ho swatchato, che ho qui già applicato sulle labbra, così ho risparmiato un po' di tempo. On the Catwalk, il numero 2, il numero 2, oddio mi sono dimenticata il nome, All You Need Is Red, che è questo rosso Ferrari, decisamente un rosso Ferrari. Il numero 3, che è uno dei miei preferiti sicuramente, è il Dare to Wear, e infine il colore più pazzo della mia mini collezione personale, il rosa Barbie numero 8, Color Crush. Ve li farò vedere swatchati uno a uno e ve ne parlerò un pochino man mano che ve li faccio vedere. Allora, partiamo in ordine di apparizione da questo 4 On the Catwalk, che è quello che vi faccio vedere qui dal suo stick, e che è quello tra i quattro a mio avviso più tranquillo sicuramente, ed è quello che diciamo che dona a più tipologie di pelle, di capelli, di colori in generale. Questo è il classico colore con cui secondo me non si esagera mai. È un colore rivolto a chi ama l'idea di avere le labbra discretamente truccate. È un colore adattissimo secondo me a molte occasioni, ma è un colore molto molto adatto a mio avviso sempre, naturalmente, per il giorno, perché si tratta di un rosa già tendente al mattone, diciamo, di un rosa mattonato scuro, ed è a mio avviso un colore dedicato e che secondo me dovrebbe provare chi perché magari ha le labbra particolarmente pigmentate, tipo le more, tipo le persone, diciamo, dalla carnagione un po' più scura, che tende ad avere sempre la difficoltà a trovare i colori, il proprio rossetto neutro, il proprio rossetto da giorno, tranquillo. Questo è un rossetto che potrebbe incontrare il favore di queste persone. Secondo me è anche uno dei colori che ha più riscontrato il favore in generale delle persone che si avvicinavano all'espositore di questi rossetti, perché è quello, innanzitutto è l'ultimo che ho comprato in ordine di tempo tra questi quattro, per il semplice motivo che ogni volta che andavo per comprarlo era sempre il colore che mancava. Si trovava il tester e poi questo colore invece non si trovava mai, perché a quanto pare era quello che andava più a ruba di tutti gli altri. E questo è il numero 4, ve lo faccio rivedere ancora una volta, ve lo faccio vedere qui sulla mano e sulle labbra, On the Catwalk. Andiamo avanti con gli altri rossetti, spengo un attimo la telecamera, mi tolgo via questo rossetto e vi faccio vedere i successivi. Bene, allora continuiamo con i due rossi della collezione. Esistono due rossi stupendi di cui vado a parlarvi. Il primo è questo qui, il numero 02, All You Need Is Red, eccolo qui. E questo è il colore indossato, questo è il colore nel suo stick e nel suo splendore, ovviamente per chi ama i rossi, ben inteso, e questo è un rosso che diciamo che si barcamena tra l'essere un rosso neutro, vagamente tendente al caldo, non è eccessivamente aranciato, però come vedrete si differenzia molto dal numero 03, che è quello che vi faccio vedere, subito dopo di questo. E questi due rossi assomigliano vagamente ai due rossi che erano usciti nella collezione Home Sweet Home, che peccato mi ero perduta, e mi era molto dispiaciuto perché mi piaceva particolarmente il rosso
simile al numero 3 che vi farò vedere, che è il Bury Me Home. Non sono colori identici, ma molto molto si avvicinano. Eccolo qui, ve lo faccio rivedere, e questo è il numero 2. Eccolo qua. Eccomi qua. Allora, questo è forse il mio preferito tra i 4 ed è il numero 03. E il nome la dice lunga, perché come appunto dice il nome stesso, si chiama Dare to Wear, un nome che è tutto un programma, il nome dice tutto. e quindi si tratta di un rosso decisamente molto più nelle mie corde, per mio gusto personale, perché è un rosso più in base fredda, e ve lo metto a paragone con il precedente, spero si veda la differenza. Vedete, questo è il numero 2 che ho fatto vedere in precedenza, e questo è il Dare to Wear, come vedete, con un po' più di blu all'interno, ed è un rossetto bellissimo. Questo ha anche una buona tenuta, mi piace molto. Ve lo faccio rivedere anche nel suo stick. E questo, appunto, come vi dicevo, è quello che, stando anche a guardare alcune foto che ho visto qua e là in diversi blog, è quello che come tonalità più si avvicina al Bury Me Home, che era quello della collezione Home Sweet Home. Eccolo qua, bello, 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 Dare to Wear. E terminiamo con quello che a mio avviso è il colore più pazzo, cioè almeno per me, per come sono io e per come sono i miei colori. Terminiamo con il numero 08, che è il Color Crush, numero 008, che io qui nell'anteprima vedo come un lilla. In realtà è un po' più rosa, ma comunque si tratta di un colore molto molto Barbie, che insomma indosserò solo in alcune occasioni, perché non è decisamente un colore che metto tutti i giorni. Questo è lo swatch, che comunque continuo a vedere più lilla, più malva che nella realtà. Nella realtà questo colore è sì un colore lilla, però è più sul rosa, è più tendente al rosa, ma comunque è sempre di un color Barbie si tratta. E questo è il color Crush, eccolo qua, il numero 8. Ok, allora, bene ragazze, io vi ho... termino qui questo mio video. Questa era la mia carrellata dei miei 4 rossettini della Essence, della nuova collezione. Che dirvi di più? Io nella totalità sono piuttosto soddisfatta di questi colori. Trovo che la Essence abbia, per 2,89 euro, abbia sfornato dei rossettini di tutto rispetto. E fatemi sapere quali sono i vostri, fatemi anche sapere cosa ne pensate dei quattro colori swatchati, e quale vi piace di più, quale, insomma, ditemi la vostra. E io cosa ho da dirvi di più? I miei due preferiti, cioè i miei preferiti sono due, sono sicuramente il primo che vi ho fatto vedere, il 4, questo qui, On the Catwalk, che è questo, che è quello, diciamo, più tranquillo, più da giorno, più democratico, più bon ton, sicuramente quello dei 4, e il Dare to Wear, questo rosso in base fredda, molto molto ciliegioso, sono i miei due preferiti. E bene ragazzi, allora il mio video termina qui, e ci vediamo alla prossima con altri video e altre recensioni. Rimanete sintonizzati, ciao.